Buongiorno, sono Bruno Tacchella, presidente di Amia S.p.A. di Verona. La realtà di Amia nasce dallo scioglimento della Civit nel 1997. Il Consiglio Comunale poi vota l'azienda speciale Amia, che negli anni diventa S.p.A. e poi dal Comune passa sotto la gestione della capogruppo AGSM, oggi AGSM IM. È un momento storico di grandi cambiamenti, perché proprio queste fusioni, incorporazioni aziendali ci comporta un grande lavoro, un grande progettualità, perché la GSM IM avrà 6 business unit, compresa quella dell'ambiente, che dovrebbe essere a gestione vicentina, col vicepresidente veronese. Nel contempo però il Consiglio Comunale aveva votato il passaggio di Amia in house, quindi ritornare dalla GSM sotto il Comune di Verona, e quindi anche il mese prossimo dovremo avere le idee chiare qual è il percorso migliore, se rimanere dentro l'aggregazione o ritornare in house. Il progetto più impegnativo, quello che stiamo affrontando in questi mesi, che sarà quasi pronto, da sottoporre prima all'ente di bacino e poi alla giunta comunale, è quello di allargare la zona cassonetti cosiddetti ad accesso controllato in tutta la città di Verona, escluso il centro storico, che ha in realtà una conformazione, una configurazione diversa. Vuol dire portare la raccolta differenziata, che vede Verona agli ultimi posti con un 50% scarso, a un 65-70%, come sono i dati che abbiamo avuto dalla zona sperimentale tra San Michele e Borgo Santa Croce, Borgo Trieste. Questo esperimento ha dato dei risultati ottimi per la raccolta di materiali, per la pulizia e per portare in discarica meno materiale possibile e invece avviarne al riciclo, all'economia circolare e tutto il resto, come carta, plastica, vetro. Questo per noi fa ben sperare, anche perché da questi risparmi il progetto, che costa circa 13 milioni di euro tra mezzi e cassonetti, viene autofinanziato completamente, e quindi pensiamo che oltre al rispetto ambientale c'è anche un rispetto economico, in modo da tenere ferma anche la Tari ai cittadini veronesi. L'impegno è proprio questa trasformazione di Amia da un'azienda statica, da un'azienda che non aveva un grande piano industriale, una progettualità. Finalmente approderemo a una definizione societaria che ci dà anche serenità, che ci dà anche prospettive di investimenti, di futuro, e soprattutto mettersi sempre dalla parte del cittadino, come faccio io, perché le esigenze sono tante e noi dobbiamo dare delle risposte, perché è il cittadino che paga sia l'azienda che tutti i costi.